Gianni Colacione dal congresso del Partito Radicale Transnazionale, 39° congresso qui a Roma all'Hotel Summit. Siamo con Khalil Al-Marzu e ovviamente Maria Perrone che ci supporta per la lingua. Khalil Al-Marzu è l'ex portavoce del segretario del principale partito del Bahrain. È l'ex portavoce del Parlamento, sì, e oggigiorno è assistente politico del segretario generale del Parlamento del Bahrain. Perfetto, del maggiore partito del Bahrain. Del maggiore partito. Grazie, thank you a Khalil. Chiediamo intanto i motivi della sua partecipazione e della sua presenza qui. Okay. First of all, why are you here now? The reasons of your participation. The reason of participation here in Italy with the radical party is that I've been here several times and I've looked at radical party as one of those promoters to human rights and democracy and protection of people. And I participated in some events and especially in this Congress, and I found them very supportive to the cause of human rights and democracy in all over the world. And Bahrain is part of the world, so they are supporting the case as well in Bahrain. Sono già stato presente a molte iniziative dei radicali perché ritengo che siano che sono iniziative che proteggono e sostengono i diritti umani, la democrazia e la difesa delle persone. E quindi già ho partecipato a molte di queste iniziative, in particolare a questi congressi come quello di oggi, e ritengo che queste iniziative siano molto d'aiuto alla causa dei diritti umani e della democrazia nel mondo intero, e poiché il Bahrain è una parte del mondo, questo sostegno si applica anche al caso del Bahrain. Ovviamente, essendo qui un consesso transnazionale, del Partito Radicale Transnazionale, gli chiediamo ovviamente a Khalil la situazione dei diritti umani nel Bahrain. Qual è la situazione soprattutto femminile dei diritti umani delle donne? Okay, as this is a transnational event, we would like to ask you about the situation of human rights in Bahrain and especially the situation of women and their rights. Unfortunately, the situation of human rights in Bahrain is very devastating. And this is not an allegation anymore from the opposition side. The king himself appointed a commission to investigate what's happening in Bahrain in the past 8 months. And this commission reached out to thousands of people being tortured in custody, 2,900 being arrested. Most of these are brutally tortured by security forces in a systematic way. 4,400 people being fired from their jobs, from public and private sectors. More than 30 mosques being demolished in the country, worshipping places. 500 to 600 students being fired from University of Bahrain. The media was used to target people and call them traitors, and put lots of allegation against the protester in Bahrain. All of this and several other violations from the government, because the Bahraini people went into the street demanding democracy like any humans in the world, like the Arabian people who went outside the street to call for democracy in the Arab Spring. And all of this being combated with the government aggressive and brutal attack against civilians. Even after this report, what we call it BICI, the Bahraini Independent Commission of Inquiry, BICI, even after this report, the situation is not improving, because there is not a genuine will from the government to retreat from its brutal way of attacking people, especially those who are calling for democracy and human rights. Sfortunatamente la situazione dei diritti umani in Bahrain è
è, come dire, devastante. E c'è, non, la critica non viene più solamente dall'opposizione, ma da una commissione indipendente che è stata istituita e che negli ultimi 8 mesi ha portato avanti degli studi ed è giunta alla conclusione che 2.000 persone sono state torturate in carcere, 2.900 sono state arrestate dalle forze di sicurezza, 4.400 sono state licenziate dai loro posti di lavoro, sia pubblici che privati, e sono stati distrutti dei posti di religiosi, di veneranazione, 4.500 studenti sono stati perseguitati e i mezzi di comunicazione hanno chiamato tutte queste persone traditori. Questa commissione è anche giunta a conclusione che c'erano state altre violazioni di diritti umani portate avanti dal governo, e questo perché? Semplicemente perché queste persone erano scese per strada nel Bahrain per chiedere maggiore democrazia, così come avrebbe fatto qualsiasi essere umano e così come è successo in occasione della primavera araba, in cui appunto le persone sono scese in strada a chiedere maggiori diritti umani e democrazia. E di fronte a questo il governo ha risposto con aggressività e con brutalità che si sono, diciamo, riversate sui civili, e anche in seguito a questa relazione di questa commissione indipendente la situazione non è migliorata, perché il governo non ha manifestato la volontà di smettere di adoperare questi metodi brutali e di reprimere la democrazia e i diritti umani. Volevo chiedere, vi sono dei movimenti organizzati e organizzati quanto relativamente appunto all'opposizione a questo governo? Si prevede una soluzione egiziana, tra virgolette, o siriana? Are there any organized movement who make an opposition to the government? And also, are these movements thinking about an Egyptian solution or Syrian solution? The Bahraini community is around less than 600,000 in population, so they are not in millions. So it's very small community, but this community is very well organized with opposition society. We don't have parties, but we have political societies which represent parties. These have well organized events and rallies weekly in the street. Around 30-40% of the people of Bahrain is getting into the street. Nowadays, after the crackdown, around 20% of the people is getting weekly on the street, and this is the highest in its Arab Spring when we're talking about percentages rather than the numbers. These are well organized and they are pressing to get their rights. When we talk about Bahrain, the demands in Bahrain is different from Syria, different from Egyptian, because they don't want to topple the regime, the main opposition. All what they want to re-establish a real constitutional monarchy that is keep the ruling family, but with very limited authorities, and turn the authorities to the people, so that they are the control of the executive branch, the legislative, the judicial, the security, etc. Not like now, the king holds all the authorities. He holds the whole cabinet. He appoint and dismiss ministers and prime minister. He controls half of the legislative authority by appointing 40 members, while there are only 40 elected members. And even the district distribution is in favor of the government, so it is not fair putting opposition only 80 seats or 80 members, while they have 63% of the voters. So this system is holding the whole authorities in the king and the royal family, including the judicial authority. And what Biki report was saying, there is no independent and just judicial authority in Bahrain. So what the Bahraini wants
to have a representative government that represents really the people rather than the royal family. They want to have a fully authorized legislative authority so that the legislation and oversight of the government is coming from the people, not from the royal family. Fully independent judicial authority, inclusive security to protect everyone, and all this democratic system should be based on a fair and just district people are aiming to achieve. La popolazione del Bahrain è piuttosto ridotta, siamo un piccolo stato, ci sono 600.000 persone, non arriviamo al milione, e tuttavia è una popolazione molto organizzata, e non ci sono partiti, ma la società è politica in un certo senso e diciamo va a sostituire i partiti. E sì, ultimamente abbiamo assistito a moltissime iniziative, manifestazioni, e sono scese in piazza 30-40% della popolazione. In seguito alla repressione ora siamo al 20%, però comunque sia è una popolazione molto organizzata che va richiedendo i suoi diritti. La nostra situazione è diversa da quella della Siria e dell'Egitto perché non vogliamo rovesciare il regime, ma vogliamo ristabilire una vera Costituzione e vogliamo che rimanga il regime della famiglia reale, ma che abbia un'autorità limitata e che invece l'autorità sia nelle mani della gente, del popolo. E questo per quanto riguarda l'aspetto giuridico, l'aspetto religioso, l'aspetto della sicurezza. E oggigiorno la famiglia reale detiene l'autorità su tutti quanti questi settori, ha licenziato il primo ministro, vari ministri, poi ha organizzato diciamo, i distretti in una maniera che è vantaggiosa per la famiglia reale. E basti pensare al fatto che in Parlamento l'opposizione ha solamente 80 seggi, mentre in realtà ha ottenuto il 63% dei voti, e quindi è un sistema tale per cui tutta l'autorità è nelle mani solamente del re e della sua famiglia. E non abbiamo un sistema giudiziario indipendente. Invece la popolazione del Bahrain vorrebbe che il sistema politico non fosse solo rappresentativo del governo, ma che invece rappresentasse vorrebbe un governo che rappresentasse la popolazione e non solo la famiglia reale, e quindi vorrebbe un sistema legislativo autonomo, vorrebbe detenere l'autorità legislativa e che questa non fosse solamente nelle mani della famiglia reale, così come vorrebbe un sistema giudiziario indipendente che garantisse una sicurezza per tutti. E tutto ciò basato su un giusto sistema elettorale, in mancanza del quale le cose sicuramente crolleranno. E quindi noi diciamo che su questi pilastri si dovrebbe poi reggere un vero e proprio Stato civile democratico. Questo è lo scopo al quale stanno mirando i cittadini del Bahrain. Ringraziamo Khalil Al-Marzouq di questa panoramica sul Bahrain. Gli faremo sapere e gli faremo avere tramite mail che ci abbiamo qui anche su questo biglietto questa intervista, che girerà su internet, e se non ha nulla da aggiungere lo ringraziamo e gli auguriamo buon congresso. We wish to thank you very much for letting us. And thank you very much. It was my pleasure to be with you. Quello che voglio aggiungere è che in Bahrain ci sono degli esseri umani che stanno richiedendo dei diritti universali e che invece vengono ripressi dal governo, e queste persone hanno bisogno del supporto di tutti, il supporto internazionale per poter ottenere i loro diritti e difendersi dall'azione del governo. Vi ringrazio, è stato un piacere per me essere qui con voi. Grazie. Thank you very much.